aspetta. Miss entra nel ring, gira. Ok. Benissimo. Chiamiamo il numero 17 a ammirare in tutta la sua bellezza dal pubblico sugli spalti. E poi verrà verso i giudici. Il numero 28 è un bolognese, si chiama Eros. Altro. Stiamo vedendo George, il soccer americano. Si prepari il 42. Si prepari il 43. Altro cavaliere. Numero 44, altro cavalier King Charles. Si chiama Bella, 4 anni. Valentina. Aiutare la bambina. Non si è presentato il numero. Allora, io ai miei allievi, alle persone con cui parlo di cani, dico sempre: il cane non capisce la grammatica, il cane non capisce niente di quello che noi gli diciamo, che lo possiamo dire in italiano, in sardo, in inglese, in cirillico. Il cane non capisce niente, il cane sente solo dei suoni e associa i suoni a ciò che fa. Se poi gli porta un vantaggio, ha capito che quello. Numero 19. Ross, pastore tedesco di 9 anni, con Alda Lady, un collie di 4 anni condotto da Donatella Ezzi, condotto da Roberta di Frutti d'Oro. Numero 21, mezzo, condotto da Graziano di Capoterra. Franco di Bacuaris. E non potrebbe mangi mesi, condotto da Antonella, sempre di Bacuaris. 26, Maya, colli di 5 anni, condotto da Gabriel di Villa Massargia. E vedi a fianco Manuela. Peggy, labrador di 6 anni, numero 39. E tu ci sei in fondo, no, questo l'ho già chiamato, che è Zeus, va bene così. Grazie. Devo dire che qua non vorrei essere nei panni dei giudici. Vedo dei bellissimi esemplari, tanto io posso dire quello che voglio, i giudici manco mi ascoltano. Già che prendeva la signora, prendeva già il largo. Prendi appena appena spazio. Vieni pure. Vai. E in questo gruppo vedo che ci sono molti, e sono diversi, che sono quelli che giustamente utilizzano queste mostre come... È importantissimo che il cane impari a socializzare e a stare in mezzo agli cani insieme alle persone. Anche perché poi nell'Expo c'è una paraonda che non finisce più, se il cane non fosse abituato, non cato bene. Quindi, a che punto siamo? Ok, allora, adesso girando... Passate davanti al box della Forza 10 per... Non faccio assolutamente nulla, perché faccio sì che sia il cane che si avvicini a me. Perché se lui ha interesse ad avvicinarsi a me, come sta facendo con me? Come sta facendo con te? La mano. Devo a, questo punto, a questo punto tu puoi abbassare la mano e farti annusare molto tranquillamente. Se lui vedi che si trattiene con te, fallo avvicinare su di me. Se lui si trattiene con te ed è interessato, vedi che io non lo costringo ad annusarmi. Se lui mi accarezza e lui si avvicina, magari lo accarezzo. Vedo che scodinzola e ben disposto nei miei confronti, posso esagerare. Però
mai mettergli la mano in testa subito, così a primi impatti, subito, ma se è possibile, va bene. Quindi socializzare un attimino e vedere anche il suo comportamento. Cane. Non esiste, come vedo tante ragazze e tante signore, ah, oh, che bello, faccio in Aila di Solanas. Numero 18, eccolo che arriva, condotto da Igor di 2 anni di Villa San Pietro. Bellissimo animale. Numero 3. Dalle casse, sì. Quindi in casa mettono un impianto a tutto monta. Vedi Luigi, se adesso il discorso di prima, ci sono cani pericolosi, cani cattivi, qua abbiamo 2 pitbull. Sì, infatti. I famosi cani assassini, magandumai. Sì, ma è colpa solo magandumai. Dell'uomo. Colpa solo dell'uomo. Una domandina veloce, ma la dai la risposta? Un'altra, dai. Sì, dai, un'altra. Il cane che rincorre la coda. Vale giocare perché può andare in crisi mistica, eh? Allora, ti consiglierei di non leggere più internet. Tranquilli. Vai Enrico. Chiamiamo il numero 47. Chloe, Labrador di 5 mesi. Di 11 mesi, American Pitbull, condotto da Michelle di quarto. Cello Ezzi di Guasila. Il numero 5, Blitz, pastore tedesco di 6 mesi, con Giuseppe Migueli o Migueli, di Cagliari. Bene, allora cominciamo, voi continuate a girare. Potete già ritirare l'omaggio passando e uscite. Numero 36 si chiama Bianca, a 15, mentre il numero 35, dai Paola, Ross, 3 anni, con Kitty di quarto. 2 Irina, 10 anni, con Kitty. Il numero 13, Yap, spero di non sbagliare, 4 anni con Francesca. Il numero 11, Pallina, 2 anni con Sara, Salis e Francesca, le 2 bimbe, finalmente vedo i bambini. I meticci, i cani più belli del mondo. Come mai Meticci sembrerebbe? Sono cani più scafati, sono cani che hanno vissuto magari in strada, sono cani che se la sanno cavare, scammati, che hanno un apprendimento alle volte più rapido degli altri, ecco perché dicono più intelligente dei cani di razza. Secondo me è un luogo comune, è una favola, però accade. Qualcosa in più ce l'hanno. Qualcosa in più ce l'hanno. Però sono i cani veramente più amati. Abbiamo i canili pieni e non parliamo di randagismo, non parliamo di canili nei comuni. Io volevo il sindaco oggi qua. Arriverà più tardi. Spero che arrivi. Ma arriverà per le premiazioni, promesso. Bene, così gli tiriamo le orecchie perché non avete un canile comunale qua a Villa San Pietro. No, ma ci stiamo organizzando. Molto bene. Sai, ci vogliono fondi, non è semplice. Eh? Ci vogliono fondi, ci vogliono associazioni che vi aiutino e che gestiscano i canili. Esatto. Bene, bene, possiamo già cominciare a consegnare gli omaggi, i giudici hanno deciso. Bene, cominciamo dalla prima. Achille è un pincher condotto da Nicoletta di Villa San Pietro. Premio per simpatia, Michela, consegni tu. Una bellissima serata, grazie per la presenza, grazie anche per le informazioni che avete dato, perché poi... Giovane Chloe, Labrador di 5 mesi, condotto da Malika di Villa San Pietro. Numero 35, Lizzy, meticcio di 11 anni, condotto da Paola di Quartu. Bellissimo. Comunque non glieli darei mai.
9.42, giocatelo con Metterno secco sulle ruote di Cagliari. Anni di Simona. Giacomo e Winnie, questo bellissimo Cavalier King, facciamolo un applauso. Numero 9, Jacques Spitzner Onano di un anno e sette mesi. Con Andrea di Cagliari, complimenti. Con Andrea di Cagliari, complimenti. Il terzo classificato, Oliver di 15 mesi con 8 Antonella che viene da Pantuabis. Primo classificato è ovviamente a te sei portato 3 bellissimi esemplari e qui vogliamo vedere un po' l'andatura dei cani. Numero 38, Irix, Dode Bordeaux, condotto da Riccardo Lai. Complimenti. Signori giudici. L'Alano Blu, Cesare, di 2 anni, condotto da Igor, che gioca in campo. Mai lato di questo bellissimo, che a noi ha soddisfatto tanto, 7° Dog Festival. Una cosa che non ho detto prima, ma che dico adesso, è che i contributi che avete versato sono incamerati dalle unità cinofile da soccorso di Capoterra, che li utilizzeranno per le loro attrezzature, per i loro interventi. E il numero 5, questo bellissimo cucciolone di pastore tedesco condotto da Giuseppe Migheli. E questo bellissimo American Pitbull. Complimenti, premi ancora l'assessore allo sport, Cavalier. Vabbè, qua volete creare suspense, io lo so. Vediamo chi è, ma chi sarà. Complimenti, bellissimo Arlecchino. Grazie a Chiporello, anche da parte dell'amministrazione. Per grazie a voi, grazie a voi. Per quello che fai con il Cinofila, eccetera, eccetera, ci verremo all'ottavo. Speriamo, contenta, speriamo. Che risultato, Mariano, avrei necessità di consegnarti un omaggio. Ci dica il nome del tuo cane, del vincitore. Daphne, quanti anni ha? 15 semplicemente mesi. Un ricordo. Vedi, da dove venite? Da Solana. Nella vostra sede. Da Solana, grazie per qui la partecipazione. Per prendere il primo premio, bravissimi. Vice sindaco. Vice sindaco, avremo l'onore di